Ciao a tutti e benvenuti nella nuova sezione di video dedicati alle releases di Tableau, nuove feature rilasciate con la versione 2022.1. In questo breve video andremo a vedere assieme una funzionalità molto semplice, ma che allo stesso tempo era stata fortemente richiesta in quanto assente nelle versioni precedenti, ovvero la possibilità di intercambiare la route table, ovvero la tabella principale, con altre tabelle presenti nel tab del data source. Come prima cosa ci colleghiamo al dataset di esempio, andiamo ad utilizzare il classico sample superstore e se ci posizioniamo su data source vedremo appunto come è composta la mia base dato. In questo caso la orders table è la mia tabella principale, ovvero la route table, perché è collegata a queste due tabelle, people e returns, attraverso delle relationship. Se però vogliamo cambiare l'ordine di queste tabelle, possiamo facilmente farlo andando a cliccare sulla freccettina rivolta verso il basso e troviamo ora l'opzione swap with routes. Quindi in questo caso andiamo a cliccare e vediamo appunto che l'ordine delle tabelle viene modificato. Possiamo decidere di tornare alla visualizzazione originaria andando a cliccare quindi sulla tabella orders e di nuovo andando a cliccare swap. In questo caso torniamo a quello che era la mia visualizzazione originaria. Quindi vedete che con un semplice clic sono in grado di cambiare il layout della struttura delle basi di dato, impostare comunque una tabella route diversa da quella originaria ed eventualmente eliminare una tabella senza cancellare le sue child tables.